Ehi là ragazzi, come va? Questo video sarà una cosa un po' diversa dal solito. Non mi sono preparato niente, non ho fatto uno script, niente. Sono qua che parlo davanti a voi come un normale video di YouTube, di quelli soliti vlog così. Questo perché? Perché devo parlarvi di una cosa abbastanza importante che manca in questa piattaforma e io di solito faccio cose che questa piattaforma necessita e quindi era il caso che ne parlassi, perché è una cosa che spero che, cioè questo video esiste perché spero che chiunque abbia avuto il mio problema arrivi al mio video e sappia come agire, perché per quel che è successo mi sono trovato completamente disorientato, completamente assente, senza nulla ed è stata un po' un'angoscia, quindi cioè, se tu che stai guardando questo video hai avuto il mio stesso problema, spero che le mie indicazioni ti possano aiutare perché purtroppo Google non è così tanto chiara. Ma bando alle ciance, adesso partiamo dall'inizio. Allora, farò una sorta di riassunto di quel che è successo, dopodiché parlerò dettagliatamente di tutti i particolari. Allora, che è successo? Praticamente un malware ha rubato tutti i miei dati da PC di tutti i miei account. Uno di questi era il mio canale YouTube, il quale è stato usato per venire hackato e caricare dei video. Questi video contenevano ovviamente scam, li ho subito rimossi, ma a Google non è andata bene questa cosa, mi ha visto in qualche modo come un criminale e quindi ha bannato il mio account. E non ho avuto modo di recuperarlo. Mi ha detto: no, questo account è bannato perché sei malvagio e vaffanculo a te. Per fortuna però sono riuscito a risolverlo in ogni caso. È stata molto dura ma sono riuscito a risolverlo. Infatti come potete vedere il canale che è questo qua è salvo. E meno male perché veramente se no avrei buttato giù il mondo. Ma ripartiamo dall'inizio. Allora è il 14 settembre 2021. È un pomeriggio come gli altri. Sono lì che sto a pistolare col computer, a fare le mie cose, a lavorare, tutto quanto. A un certo punto mi accorgo che uno dei miei tanti programmi che uso per disegnare e animare non funziona come vorrei che funzionasse. E questo perché, diciamo che l'ho ottenuto in maniere non molto illegali. E al che io mi dico, mi devo scaricare una nuova versione, perché questa funziona da cani. Prenderò quella più recente. Ma stavolta ho i soldi, perché non farlo legalmente? Dai, su, quanto costerà un programma di quel tipo? Cioè, dai, se costa 60-90 euro per averlo per sempre, non sarà mica. E vabbè, e allora io mi sono andato a cercare la versione con la CRACK. Ora, è una cosa che faccio frequentemente, ma non dico quanto perché preferirei non dirlo. E quindi sono abbastanza abituato, sto attento di non beccare malware e tutto quanto. Però stavolta ho fatto un piccolo errore di calcolo. Ho scaricato il file sbagliato e neanche il tempo di aprirlo una volta scaricato, che si infiltra nel mio computer e dà di matto in proprio pochissimi secondi. Non ho avuto il tempo di fare assolutamente niente. Il tempo di accorgermi che c'era qualcosa che non andava, che già aveva fatto il diavolo a 8. Allora, per accorciare la storia, vi risparmio tutto quello che ho dovuto passare con quel malware del cazzo. Cioè, ho dovuto reinstallare Defense, ho dovuto reinstallare Update, che erano due programmi di sistema che ovviamente reinstallare non era così semplice. Ho avuto problemi con Discord, problemi con Facebook, problemi con Instagram. È stato veramente un incubo per me, veramente. E il canale YouTube non è stato da meno. Verso la mezzanotte del 15 settembre 2021, succede questo. Qualche bel scammone carica sul mio canale questi 6 video. Proprio per niente sospetti, guarda, proprio bellissimi, appostissimi, veramente. Al che alcuni miei amici mi segnalano la cosa e io subito cerco di rimuoverli il prima possibile in modo che non facciano danni a me o ad altri. E va bene, mezz'ora dopo vengono rimossi e niente. E niente, la storia dovrebbe finire qua. Grazie per l'hackeraggio, ci rivediamo quando vorrai hackerarmi di nuovo e per favore muori impiccato. Se non che, 2 giorni dopo, mi arriva questo bel messaggio da YouTube. E lì son crepato. Cioè, veramente, son crepato, cazzo. Cioè, ho capito subito cos'era successo. Google ha
ha spottato il mio attacco hacker, cioè, o meglio, i video che sono stati caricati a causa del mio attacco hacker. E questa cosa ha portato l'algoritmo a dire: brutto canale, adesso tu muori, boom! Ed è andata così, il canale dal nulla, senza preavviso, senza dirmi peste corna che se, guarda, sta attento a non mettere quei video perché veramente sono brutti brutti. No, proprio zero, zero assoluto, neanche avvisarti che il tuo canale verrà cancellato, tue ultime parole, no, proprio zero. Canale cancellato, ciao, addio. Ora, questo canale qua ha più di 10 anni, cioè 12 anni praticamente di YouTube, di io su YouTube, di esperienze su YouTube. Cioè, adesso non è che mi è morto il gatto, mi è morta mia madre, mi è morta mia nonna, però 10 anni di esperienze, 10 anni di playlist riempite di video che ho trovato su YouTube, 10 anni di canali a cui che ho conosciuto, che mi ero iscritto, che avevo lasciato commenti, che avevo fatto un sacco di feed, era una cosa che mi pesava tantissimo. Era come, cioè, era come se mi bruciassero una libreria per me. E poi non solo quello, pensate se tipo vi bruciano una libreria, quindi chiedete tipo all'assicurazione di risarcirvi i danni, di ripristinare la libreria, diciamo che non è proprio fattibile, però ipotizziamo, diciamo, di ripristinarla completamente con l'assicurazione, e l'assicurazione però non accetta di ripristinarvela perché pensa che siate voi ad aver dato fuoco alla libreria, nonostante ci siano la porta scassinata, le impronte per terra, il fiammifero che ha le impronte digitali di qualcun altro, danno la colpa a voi e quindi non vi ridanno la libreria. Beh, questo è quello che è successo a me. Dopo che ho segnalato, ho spiegato per bene cos'è successo, tutto quanto, con l'attacco hacking, tutto quanto, Google mi manda questo messaggio per dirmi che secondo lui sono stato io. Non so perché, non so per come, non so come cazzo fa a pensare che dopo 10 anni che sono stato su YouTube a non fare un cazzo di niente, a non mandare manco un insulto a qualcuno. Vabbè, forse da adolescente un insulto o due l'avrò fatto nei commenti, ma non è quello il punto. Non ho mai caricato un solo video turbolento, non ho mai caricato due frame consecutivi dei Simpson, che tanto basta buttare giù un video, e lo sappiamo. E secondo lui, una mattina, qualche giorno fa, mi sveglio e dico: ma sai cosa ci vorrebbe il mio canale? Video scam! Sì, e certo, è andata così, guarda, Google, è andata così, guarda, sicuro, guarda, ma secondo te, ma fa 2 più 2, Google, porca miseria, fa 2 più 2! No, scusate, cavolo. E vabbè, succede questo. Allora, lì veramente mi impanico, lì sono pronto a buttare giù il mondo. Volevo già fare un video come quello già appena ho saputo di questa cosa, infatti mi ero preparato un video un po' sopra le righe per lamentarmi di sta cosa, per buttare merda su Google, che dopo 15 anni ha un utente deve avere ancora questi problemi molto gravi con la sua piattaforma, e caricare questo video in un canale anonimo e cercare di farlo un po' spargere dappertutto per avere un po' di giustizia, avere un po' di sanità mentale da Google. Per fortuna non c'è stato il caso di farlo, per fortuna. Come già detto prima, sono riuscito a risolvere la cosa senza tirare su un polverone e niente. Però la cosa che mi rattristisce un bel po' è che io non sono il primo a cui capita questa cosa. Preso dal panico sono andato un po' a informarmi, a vedere chi altri ha avuto il mio stesso identico problema e come l'ha risolto, se l'ha risolto e come è andata a finire con tutto il resto. Ho cercato un po' tra canali YouTube, Reddit e vi dicendo, la maggior parte della gente che ha avuto questo problema non è riuscita a risolverlo. Pensate un po', gente che come me aveva un canale da un sacco di anni, che si è ritrovata senza niente e non è riuscita a risolvere la cosa. Google l'ha mandata a quel paese e non c'è più stato niente da fare. Questa è veramente una tristezza e non è colpa dell'utente, è colpa di Google, perché Google non dà una maniera diretta per risolvere questa cosa, almeno non proprio direttissima, perché uno la prima cosa che fa è richiedere la revisione del ban. E la revisione non controlla se quello che è successo nel tuo canale è stato opera tua o di qualcun altro. La revisione semplicemente controlla se
se nel tuo canale c'è stata una violazione delle norme, a prescindere da chi l'ha fatto o meno. E ovviamente il risultato quindi rimane lo stesso. Canale bannato, te ne vai a fanculo. Punto. Se non che, cercando un po' modi per contattare l'assistenza in maniera un pochino più diretta, perché ovviamente, siccome sia la revisione che il ban in sé per sé sono stati fatti da, diciamo, di certo non una persona o una persona in grado di ragionare, diciamo, sono andato un po' a cercare un modo alternativo per contattare l'assistenza. E ho scoperto l'account Twitter Team YouTube. Questo account, praticamente, tu lasci un tweet da loro, metti il follow da loro, loro ti mandano un messaggio privato e quando gli hai spiegato un po' tutta la storia dell'hacking e tutto quanto, ti mandano per email un modulo apposito per l'hacking. Sì, c'era un modulo non me lo sto inventando, c'era un modulo apposito per l'hacking. E metterò nella prima mail che mi era arrivata, avrei risparmiato molto più tempo a tutti quanti. Quindi mi mandano questa mail con questo modulo, lo compilo benissimo, non lasciando un minimo dettaglio fuori posto. Cerco di spiegarmi lucido, profondo, tutto quello che è successo, provare in ogni modo che il mio computer è stato hackerato e che quindi io in tutta questa vicenda sono la vittima e non il colpevole. E neanche 6 ore dopo che mi arriva la risposta, il tuo canale è stato ripristinato, tutto quanto, abbiamo capito che era un attacco hacker. Fine. Basta. E ci voleva tanto. Ok. Grazie. Grazie, cazzo. Ho vissuto 2 giorni di angoscia più totale. Ma va bene, grazie. Oh, meno male. Oh, non sapete che sospiro di sollievo ho tirato lì. Non lo sapete, guarda. Cioè, se avessi urlato si sarebbe sentito di meno, guarda. Comunque, tiriamo le conclusioni. Allora, come già detto, questo video esiste per un motivo. Perché questa cosa qua del hacking succede abbastanza spesso. Perché chiunque può prendersi un malware, chiunque può essere avere un momento di distrazione e ricevere un malware molto cattivo, molto pesante e non poter fare niente in proposito. Guarda, puoi essere anche il miglior smanettone del mondo di PC, ma i malware sono fatti per entrare nel tuo PC nei modi che meno ti aspetti. Ad esempio, cercando degli altri eventi di hacking di questo tipo, ho trovato questo video di questa ragazza che è stata hackerata semplicemente rispondendo a una richiesta di sponsorizzazione scaricando un link sbagliato. E senza neanche che si accorgesse che avesse un malware nel PC. Ad esempio, io me ne ero accorto subito, ma i dati erano già stati esportati. Il suo canale si è ritrovato hackerato e nella mia stessa condizione di hacking e banning. Quindi, ricapitolando, chiunque può beccarsi un malware e chiunque può che abbia un canale YouTube o anche un account YouTube, perché a me è quello che mi interessava, non tanto il canale questo qua che adesso è un canale che vabbè, sto un pochino cercando di tenerlo attivo con video ogni tanto, ma vabbè, non è chissà che cosa. Questo account però, come ho già detto, ha un grosso valore affettivo per me, perché contiene tutta la mia esperienza su YouTube, tutti i video che avevo salvato, tutte le playlist e tutto quanto, e io non sarei mai riuscito a recuperare tutto quanto. E penso che ci sia altra gente che abbia un canale, un account YouTube simile al mio, e che se si ritrova in questa situazione, che non riesce più a recuperare l'account, non ha che rivolgersi, non ha un aiuto apposito, perché Google e neanche YouTube spiegano come fare nel caso di un attacco hacker. Non lo spiegano, non c'è scritto da nessuna parte, io non l'ho trovato da nessuna parte cosa fare in caso di attacco hacking. Anche perché, anche se viene a sapere di questa cosa, che a prescindere da come agisci, se nel tuo canale trovano un video scam, vieni bannato, non puoi fare niente per prevenire, anche solo prevenire la cosa. Questo perché? Perché non c'è un pulsante del tipo chiama l'assistenza e di oh, guardate, nel mio canale YouTube c'è stata questa cosa che hanno caricato video scam. Io no, assolutamente no, non lo farei mai, ma un hacker ha caricato video scam senza il mio consenso, quindi per favore non bannatemi il canale, ho già provveduto a rimuovere i video. No, non potete farlo, non c'è modo di farlo. Il vostro canale è condannato.
potete solo piangerlo finché non verrà bannato. E basta. È una condanna a morte, è come un ultimatum. Non c'è nulla da fare. Il ban è assicurato. Potete soltanto richiedere di fare una indagine per canali hackerati, come ho fatto io. Solo che per richiedere questa indagine ho dovuto disturbare i carissimi supervisori di quell'account Twitter di Team YouTube. Perché altrimenti io non uscivo fuori, non c'era modo di ottenere il modulo senza. E io mi immagino uno che magari non sa di questa cosa, non sa di Team YouTube, non sa come fare. E quindi si rassegna a perdere il canale con tutto quello che aveva dentro. E mettiamo che magari è un canale a cui tiene non solo per quello che ha vissuto, ma anche quello che sta facendo nel canale. Mettiamo che è un canale da 40-50 mila iscritti. Quella è una perdita ancora più grave per lui, penso. Di questa cosa mi dispiace un casino. Quindi adesso questo video è un po' un tutorial di come fare nel caso qualcuno perda il canale YouTube per una di queste cagate qua. Ma è anche un modo per segnalare la cosa, per lamentarmi un po' di questo fattaccio qua, perché veramente non è possibile che un povero utente si ritrovi in questa situazione. Cioè, alla fine non lo sto a dire peste corna, perché Google alla fine si è dimostrata competente, quantomeno. Cioè, ci è voluto un po' da scavare, ma almeno le competenze le ha avute. E per fortuna. Io sono abituato ad una YouTube che non se ne frega un cazzo dell'utenza, le manda tutti a fanculo. Abbiamo visto in questi anni il Fair Us, l'Adpocalypse, ne abbiamo sentiti di tutti i colori, quindi pensavo fosse una delle solite cagate che escono fuori dal nulla. Infatti, come già detto, non è scritto da nessuna parte come agire in caso di un attacco hacking. Non è scritto da nessuna parte, ed è come se un utente gli viene a pensare che se l'account viene hackerato e quindi bannato, è perduto per sempre. Ma non è stato così, per fortuna. E quindi non voglio essere molto cattivo con YouTube e Google per stavolta, perché almeno la cosa l'abbiamo risolta e va bene. Altrimenti veramente questo sarebbe stato un video veramente incazzatissimo che avevi fatto girare dappertutto. No, è un video parzialmente calmo, ok? Parzialmente, per dire soltanto cosa fare nel caso veniate hackerate anche voi. E per dire a YouTube: sì, va bene YouTube, grazie, però prossima volta sii più chiara. Dai, su, sii più chiara, per favore. Alla fine sei brava, dai, non voglio essere sempre arrabbiato con te. Dai, su, eh? Bene, dai, spero che questo video possa effettivamente aiutare qualcuno e magari anche migliorare l'assistenza Google. Ci rivediamo al prossimo video, ma non credo, visto che sarete entrati solo per sentire questa spiegazione e basta. Mettete like, ok? Ma non lo so, andate a risolvere la faccenda e finiamola lì, ok? Grazie per la visione, adesso andate. Ciao, 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 ciao. Fatemi sapere com'è andata. Ciao.